Ehi, possiamo avere la stessa borsa con i tuoi maggiori aspiranti. Perché vuoi andare dietro a Balboa? Perché? Perché ci sono ancora tanti sportivi che credono che abbia vinto lui. Ci sono tanti sportivi in giro che mi accusano di aver truccato l'incontro, che mi accusano di essere un pagliaccio, che insultano mia figlia a scuola. Ecco perché. Lo vuoi la verità? Sì, sentiamo la verità. La verità è che quella volta quello ha avuto una gran fortuna. Adesso è finito. Vai in giro senza far niente, già da 6 mesi. E un manager che vale qualche cosa non se lo riprenderebbe neanche morto. Allora io dico, combattiamo con uno nuovo. Lascialo perdere quel pagliaccio. Tu credi che l'ho battuto l'altra volta? Sì o no? Il verdetto l'hai sentito. Beh, io ho vinto, ma non l'ho battuto! Di che cosa hai paura, Tony? La verità? Sì, la verità. Non è l'uomo che fa per te, Apollo. Io t'ho visto batterlo. E non ho mai visto nessuno prenderne tante in quel modo. Eppure continuava ad attaccare come un maledetto. E uno così non ci deve entrare nella nostra vita. Lo so quello che provi. Lascialo stare quello. Lascialo stare quello. Il campione sei tu. Grazie. Voi curate le mie relazioni pubbliche, giusto? Voglio che cominci una campagna completamente nuova. Dovete portarlo allo scoperto, intesi? Dovete fare qualcosa per ferire l'orgoglio di quest'uomo. Dovete fare qualcosa che faccia parlare chi gli sta intorno, d'accordo? Ti rendi conto che se puntiamo sulla tattica dell'umiliazione, tu ci fai la figura del lupo cattivo? Senti, a me basta che salga sul ring. Thank you.